è un eccellente esempio di sinergia fra istituzioni. Noi portiamo questi medici valenti, perché sono dei medici e dell'esercito che alcuni di essi già impegnati in missione o che andranno anche in missione, la possibilità di essere inseriti nelle nostre stanze, nel pronto soccorso, per fare un'attività di tutoraggio e di approfondimento di alcune diagnostiche, tematiche, medicine e cure, in modo tale da poter impreziosire il loro bagaglio già importante e poter contribuire a dare proprio risultato. Perché questi oggetti, la collezione dura circa un anno, saranno proprio un anno, e loro avranno la possibilità poi di sfruttare questi privilegi, queste qualità che assumeranno e avranno in quest'anno, per poter poi portarlo nelle loro realtà operative. Superato quest'anno di prova, però poi anche l'ospedale potrà giovare della loro presenza, perché mentre in questo primo anno sono solo osservatori, poi potranno anche essere un supporto nei momenti di bisogno. E questa è l'altra faccia, questa. Noi utilizzeremo poi loro, avremo la possibilità in questo momento di grande difficoltà, se volete anche di inserimento del personale, potrete dei soggetti formati, cresciuti, che possono poi darci una mano, è una cosa molto importante. Noi abbiamo esperienza del soccorso preospedaliero, sicuramente quello che ci manca è conoscere, apprendere le dinamiche del soccorso intraospedaliero. Nello stesso tempo potremo riversare ai nostri colleghi per osmosi quelle che sono le nostre esperienze pregresse sia in ambito nazionale che internazionale per le missioni di pace. Utilizzabile appunto anche nel corso delle missioni di pace internazionali, queste capacità. Assolutamente, ce lo porteremo dietro come bagaglio importante proprio nell'impiego nostro nel futuro, nelle missioni all'estero. Sarete due medici e due infermieri e vi tornerete in questo anno qui in ospedale. Come avviene? Chiaramente per non lasciare scoperta anche la vostra postazione interna alla caserma. Sì, ci alterneremo un medico e un infermiere, saremo seguiti da un tutor interno, un medico per i medici e un infermiere per gli infermieri, seguendo un piano d'apprendimento stilato dai nostri vertici proprio per raggiungere quelle competenze che ci servono per la nostra futura carriera. È la vittoria della medicina contro la mala sanità, perché se i medici riescono a parlare tra di loro, riescono a capire le difficoltà che ciascuno ha nell'affrontare il proprio lavoro, perché fa per un certo periodo di tempo lo stesso lavoro, capisce quali sono le problematiche, eccetera, probabilmente il nostro lavoro di medico viene fatto meglio e nel rispetto degli altri ruoli. Per cui avere gli ufficiali medici e gli infermieri della caserma Giannettino del sesto reggimento rappresenta un punto di incontro estremamente importante, perché loro possono vedere quello che facciamo noi e capire le difficoltà operative che noi abbiamo, di contro loro possono portare a casa un patrimonio che altrimenti non potrebbero portare, perché il lavoro di pronto soccorso sappiamo che è completamente diverso rispetto a qualsiasi altro tipo di lavoro in qualunque parte espletato.